ragazzi, qui è 2-3 Santa e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi, signori, siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 19 con la carriera pilota su Formula 1 2022. Prima di iniziare, ragazzi, io come sempre però vi invito a lasciare un bel mi piace per continuare a supportare questa serie. Purtroppo non posso lanciarvi la sfida del numero di like entro mezzanotte per avere il prossimo episodio subito domani, perché io la domenica non carico mai nessun video. Però mi raccomando, ragazzi, lasciatelo lo stesso, arriviamo a 7.000, 8.000, 9.000, fate voi, per avere il prossimo video subito, non domani ma lunedì alle ore 14.30. Altra cosa molto molto importante, ragazzi, mi voglio scusare per l'ennesima volta se magari durante la gara vedete delle cose sbagliate. Io sto facendo il possibile per migliorare, però ammetto che non è facile, forse non sono portato per giocare a questo gioco, non lo so, però mi sto divertendo tantissimo. Poi giochiamo bene, giochiamo male, questo lo metto in secondo piano, metto al primo posto il divertimento mio e vostro. Quindi a volte mi sento anche in colpa quando magari sbatto fuori qualcuno, non lo faccio di proposito, purtroppo sono errori e una volta che si fanno si fanno. Seconda cosa molto importante, molti nei commenti mi hanno consigliato, signori, un sito che si chiama F1 Difficult Calculator, qualcosa del genere, dove praticamente tu inserisci il tempo che fai nelle prove libere in un determinato circuito e in automatico questo sito ti dice la difficoltà che tu dovresti usare per correre quella gara. Ho provato questo sito adesso, ho fatto le prove libere, ho messo il mio tempo sul sito e mi è uscito il numero della difficoltà. L'ho impostato e quindi vediamo che viene fuori. Brevissimo recap prima di iniziare, signori, perché ho già parlato abbastanza e non voglio annoiarvi. Noi siamo lì a quota 136, purtroppo siamo un po' bloccati perché Alonso è molto molto dietro e Perez e Russell sono praticamente imprendibili. Vi ricordo che mancano solo 3 gare alla fine della stagione. Cerchiamo di farle nel miglior modo possibile e poi, signori, cambieremo scuderia. E con la prossima scuderia ci faremo ovviamente tutta quanta la stagione con l'obiettivo di vincere questo campionato. Perché lo possiamo fare, avete visto che comunque se guardate il nostro cammino abbiamo perso tanti punti all'inizio. Con la macchina nuova non sarà più così, quindi io mi auguro di arrivare sempre almeno quarto, terzo, secondo e qualche volta anche primo. Basta parlare, ragazzi, basta parlare, ho già parlato tanto. Siamo qui, qualifiche a tentativo unico sotto la pioggia? Direi proprio di sì. Non ho mai provato questo circuito sotto la pioggia, però non dovrebbe piovere, cioè è tipo mezzo nuvoloso. Ok, ci proviamo, ragazzi. Speriamo che non viene a piovere durante l'unico cavolo di giro che facciamo. Andiamo alla pista, ci siamo, ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Non è una pista complicatissima, devo essere sincero. Ci sono solo alcune curve un po' anomale. Adesso ve le faccio vedere, ovviamente utilizziamo questo giro sì per fare bene, ma comunque, come dico sempre, per mostrare anche un po' la pista, questo circuito messicano, ragazzi. Allora, frenata un po' assassina, mi avete detto che freno troppo presto, ho visto tantissimi commenti, Giuse, freni troppo presto. Però raga, ho provato a frenare tardi, vado a sbattere contro il muro. Vabbè, comunque siamo terzi primi, direi che è giusta questa difficoltà. Attenzione a questa curva un po' anomala, eccola qua, bella così, stretta, stretta, stretta. Poi rientriamo di qua, perfetto. Ho dimenticato di cambiare i componenti, porca di quella vacca. Time out, rientriamo in box, siamo secondi, siamo primi, molto bene. Molto bene, c'è Russell che sta prendendo la pole, porca di quella miseria. Ecco qua, le curve anomale dove perdo qualcosina vanno fatte un po' lasciando l'acceleratore, un po' dando dei colpetti, un po' così, dei colpetti, sì, così, colpettini easy. Non so cosa ho fatto, ragazzi, non so quello che sto dicendo. Frenata così, abbastanza brusca. Rientriamo subito, dai, no, ottavi no. Ho perso tanto qua, ok, rientriamo. Poi subito così, di nuovo, ok. Frenata, è finito, ragazzi, è finito il circuito, resistiamo, siamo sesti. Accelerata lampo all'ultima, quinti, quarti, dai, quarti. Vabbè, ci sta, ragazzi, ci sta. Secondo me la difficoltà è giusta, abbiamo combattuto e sono sicuro che la differenza tra noi e gli altri è minima. Vediamo, sì, 3 decimi, ragazzi, 3 decimi, 1 decimo da Sainz. Poi c'è Russell, ragazzi, che non so cosa abbia fatto con quella cavolo di macchina. C'è Ricciardo che è il nuovo Verstappen. Cioè, questi qui degli EA proprio, mamma mia, gli aggiornamenti li fanno proprio col cavolo. Io ripeto, non ne capisco niente, però mi sembra un po' esagerato vedere Russell e Ricciardo sempre a lottare con Leclerc e con Verstappen. Poi io alzo le mani, non capisco nulla, però mi sembra un po' eccessivo. Come secondo? Cosa è successo? Qualcuno si è preso una penalità?
Ragazzi, mi sa, sì, allora, ha perso 10 posizioni perché ha cambiato qualcosa. Vediamo, vede, è incredibile, ragazzi. Ocon, Russell decimo con la penalità. Madò, raga, secondi. Però anche un altro ha preso la penalità. Adesso non me la ricordo a memoria la griglia di partenza di prima, o comunque il risultato delle qualifiche. Siamo secondi, ragazzi, sei. Oh mio Dio, insieme ad Hamilton, porca vacca. Mamma mia, raga, me la sto facendo sotto, porca miseria. Allora, abbassiamo il carico del serbatoio, signori, perché sono 18 giri, facciamo 18.5 e adesso c'è la strategia. Signori, io qui non so che cosa fare, perché vi ricordate cosa ho detto nell'ultimo video? Ho detto che mi sarebbe piaciuto rientrare nel giro dopo, quindi non prima di Hamilton, ma dopo Hamilton. Qui mi dicono che perdo praticamente 2 decimi, cioè che non è niente, neanche 2 decimi, cioè non perdo quasi nulla. Non lo so, raga, ci proviamo, dai? Dai, ci voglio provare, porca vacca, dai, ci voglio provare. Voglio rientrare nel giro 8, cioè mi voglio fermare nel giro 8, scusate. Siamo pronti, signori? Siamo pronti. Ho fatto un sorso d'acqua. Mi sono fermato 60 secondi per, non lo so, per concentrarmi, per caricarmi. Iniziamo la gara. Cuffiette, cuffiette in testa. E si parte, ragazzi, al fianco di Hamilton con Leclerc dietro. Vediamo se azzecchiamo la partenza. Via, 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 via. Non so cosa ho fatto. Attenzione qui perché Hamilton avanti. Sì, noi subito dietro Hamilton. Subito dietro Hamilton attaccati. Ok, Hamilton, ti prego, non fare sciocchezze. Perché vai largo? Perché vai largo, Hamilton? Non vuole darmi l'interno? Poi, occhio, vediamo se riesco io a dare l'interno così ad Hamilton. No, 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 no. Ok, ok, va bene così. No, ragazzi, no, non devo fare queste cose, dai. Ok, gara controllata, ragazzi. Gara controllata dietro Lewis Hamilton. Vai, andiamo insieme. Andiamo insieme. Tu mi dai il DRS, così io resto attaccato a te e distacco Leclerc. Easy, Hamilton, e tu vinci il mondiale. Va bene, va bene. Oppure all'ultima curva ti sbatto fuori e vinco io e ti tradisco. Attenzione qua, ragazzi, stiamo concentrati, easy. Ottima partenza, mi è piaciuta, non mi aspettavo di partire secondo, sono contentissimo. Ok, buono, buono, buono. Chissà, ragazzi, se teniamo il ritmo di Hamilton oppure se lui prende il volo. Non ne ho la più palla di idea. Attenzione qui a questo tratto di pista dove bisogna un po' dare dei colpetti all'acceleratore, o comunque non accelerare del tutto, magari al 70%, 80% diamo il gas. Hamilton prende il volo, ragazzi, però sto distaccando anche un po' Leclerc, sono 3 decimi. Ok, stiamo concentrati. Frenata un po' così. Sono andato un po' largo. Io comunque, ragazzi, credo di non avere i tempi di Hamilton, anche se mi sono avvicinato tantissimo. Stavo guardando il tempo. Ok, concentrati, concentrati. È una gara a 3. Guardate i tempi. È una gara a 3. È una gara a 3, signori. È una gara a 3. Ok, Hamilton, giro veloce. Va bene Hamilton, va bene. Attenzione perché Leclerc provalo a fondo. Provalo a fondo Leclerc, questa volta cercherò di essere corretto, me l'avete detto qui sotto nei commenti. Quindi se Leclerc mi supera, io... Oddio, ruota, ruota! Ruota, ruota! Oh, sono... devo andare dietro? No, mi entra Leclerc, ragazzi. E poi io rientro ancora su Leclerc. Oddio, oddio. Non so se è regolare, ragazzi, però madonna mia, come cavolo sono entrato. Incredibile, segno della croce, siamo vivi. Sì, Leclerc, vai a cagare. Ok, calmi, restiamo concentrati, Porca vacca, respinge Leclerc per tutta quanta la gara, sarà tosta, Hamilton se ne va. Ok, però ho 2 decimi, ragazzi, cioè, proprio è una gara a 3. Oh, se non finisco sul podio in questa gara, veramente partono le bestemmie alla mai tantico, Adesso concentrati, riprendiamo la concentrazione. Madò, che giocata che ho fatto su Leclerc, non lo so se è regolare, poi fatemelo sapere voi nei commenti. Attenzione qua, ragazzi, che perché non bisogna andare troppo gas, non bisogna andare troppo gas. Ok, sto distaccando Leclerc. Non credo che abbia subito un danno. Dopo provo a chiedere informazioni in rettilineo. Ok, sto distaccando Leclerc, però anche Hamilton distacca me, quindi non capisco. Ok, quindi io non sto correndo proprio bene. Non lo so, ragazzi, non lo so, però tutta la gara dietro Hamilton mi piace, mi stuzzica. Leclerc ha 9 decimi. Ok, allora, giro veloce per Hamilton, mamma mia. Fatemi sapere... No, perché non posso premere il quadrato? Perché non mi fa premere il quadrato, signori? Perché sta parlando il tizio. No, c'ho un problema di DRS, ma ancora? Ma c'ho ancora il problema di DRS, ragazzi? Perché c'ho un problema alla macchina? Avete visto? C'ho ancora un problema al DRS. Ma che cavolo, ma è la seconda volta che capita. Anche è capitato anche nell'ultima gara. Ma scusami, ma il pezzo funziona? No, niente ragazzi, niente. Mi hanno informato su Leclerc e mi hanno detto che la macchina sta messa bene. Quindi Leclerc non ha nessun tipo di problema. Ragazzi, io sono preoccupato però, cavolo, ma com'è possibile? Io ho messo tutti i pezzi migliori, Sì, sono un po' usurati, però, cioè, non a tal punto da rompersi durante la gara. E dai, oh, porca miseria, non è che qua c'è un complotto? Ecco, me l'hanno detto adesso, sentite? Me l'hanno detto proprio adesso che il DRS è danneggiato.
Vabbè, ma è la seconda volta che mi capita. Ma qui non è che c'è un complotto che i pezzi buoni li date a vento, no, eh? Che qua secondo me c'è un complotto contro GM7. Un sabotaggio, porca miseria. Giro veloce per Ricciardo. Ya, raga, è impossibile. Ricciardo sta agganciando Leclerc. Speriamo che si diano fastidio a vicenda. Poi c'è Stroll quinto. Come cavolo fa a essere quinto Stroll? Non lo so, ragazzi, non lo so, però cerchiamo di fare la nostra gara bella pulita. E Leclerc supera Leclerc, ragazzi, dai, ma come... Ma che cavolo di aggiornamento hanno fatto? Adesso mi ritrovo Ricciardo dietro che c'hai, non lo so, il turbo, porca vacca. Sta giocando a Mario Kart, ha preso qualcosa durante la pista. Non è possibile, ragazzi, non è possibile, dai, ma c'è, ma che cavolo di aggiornamento hanno fatto? La McLaren va più forte della Ferrari. Calmi adesso, calmi, perché io ho praticamente agganciato Hamilton, eh. Sto facendo una gara di gestione. Non so, ragazzi, alla fine, cioè, alla fine, secondo me, nella vita reale, io non dovrei attaccare Hamilton, perché vi ricordo che Hamilton si sta giocando il mondiale, eh. Potrebbe prendere Leclerc Hamilton. Attenzione qui, perché ho accelerato un po' troppo, rallentiamo. Ah, ok, 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 calmi, 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 l'ho ripresa. Hamilton si sta giocando il mondiale, io sto distaccando un po' Ricciardo, che nel frattempo ha distaccato Leclerc, molto bene. Stavo dicendo, nella vita reale, secondo me, la scuderia mi dice, fai andare Hamilton, perché Hamilton si sta giocando il mondiale con Leclerc e con Verstappen, che è molto dietro, quindi ne potrebbe approfittare, no, Hamilton, di questo crollo di Verstappen per arrivare secondo. E io che non lotto per niente, in realtà io dovrei proteggere Hamilton. Molto bene, ragazzi, molto bene, ci siamo. Mi piace questa pista, cavolo, mi trovo veramente bene. Il DRS attivo, ragazzi. Attenzione qua, io cercherò comunque di agganciare Hamilton, però senza rischiare di rompere la macchina. Cioè, ok, non gli voglio dar fastidio. Vedete, raga. Cioè, io non so sorpassare bene, quindi... Ho paura, ragazzi, di fargli male, di fare male a me, di rovinargli la gara. E non voglio questo, ragazzi, non voglio questo, ovviamente. Io farò il possibile, poi se capita, ragazzi, però vi assicuro che cerco di essere sportivo e corretto. Se faccio un errore non lo faccio apposta, ve lo giuro. Ok, andiamo, ragazzi, c'ho Leclerc che ha superato Ricciardo nel frattempo, signori, che ha ancora il giro veloce. Ok, Hamilton in questo tratto di pista prende sempre qualcosina su di me, perché io lo faccio un po' male. Lui rallenta un po' qui. Attenzione. Ok, niente, se n'è andato, ragazzi, se n'è andato. Concentrati, dai, concentrati. La nostra gara non è su Hamilton, signori. La nostra gara è su Leclerc e Ricciardo, che sono dietro. Madonna mia, ho sentito il fiato di Hamilton, l'ho sentito. Mi è arrivato il gas in faccia. Porca miseria. Ok, ci siamo. Però io ho un dubbio, ragazzi, Entra prima Hamilton, poi entro io. Ok, e adesso voglio vedere, signori. Secondo me possiamo rientrare avanti Hamilton, eh. Potrebbe essere. Tanto mi stanno recuperando, ragazzi, non so perché. Attenzione, perché? Perché mi ha recuperato Leclerc? Oddio, perché ho fatto un giro normale? Cos'è successo, ragazzi? Perché hanno il turbo questi dietro? Ma porca di quella miseria. No, dai, ragazzi, devo resistere fino all'ottavo giro, dai, siamo a sesto. Porca vacca, come cavolo hanno fatto a correre? Cioè, perché? Non lo so, ragazzi, non lo so. Ok, frenata qui. Restiamo agganciati, Hamilton. Mi serve il DRS. Dove vai? Vieni qua. Mi serve il DRS, sono questi che mi pigliano, aiutami. Mannaccia la vacca, mannaccia. Hamilton, dove l'hai lasciato il gioco di squadra? Sto perdendo la concentrazione. Sto perdendo la concentrazione, signori. È l'ansia, però ho distaccato un po' Leclerc. Non lo so, ragazzi, mamma mia, che gara. Vi aggiorno, signori, eh. Vi aggiorno se ci sono novità. Buono così. Un secondo, ragazzi, su Leclerc. Un secondo su Leclerc, che non dovrebbe avere DRS adesso. Mi recupera qualcosina nel... Porca vacca, nel rettilineo perdo un botto. Guardate lì. Guardate quando perdo nel rettilineo. È assurdo, perché perdo così tanto nel rettilineo? Strano, ragazzi. Cioè, ho la stessa macchina di Hamilton. Com'è possibile che perdo così tanto nel rettilineo? È incredibile, ho perso 3 decimi. Pazzesco. Siamo al settimo giro comunque, signori, eh. Adesso dovrebbe fermarsi Hamilton, se non erro, perché sarei dovuto andare io adesso ai box, secondo la strategia della scuderia. Però adesso ci va Hamilton, perché io ho preso il suo posto. E quindi poi dopo faccio un giro solitario. Molto bene, ragazzi, molto bene. Io non so se sto perdendo aderenza, eh. Ancora non mi hanno detto niente, perché di solito me lo dicono. Mi dicono, stai perdendo aderenza, quando appunto la sto perdendo. Adesso non mi hanno ancora detto nulla, quindi vuol dire che la macchina può tranquillamente reggere ancora un giro così.
Dai, le cele ruote possono tranquillamente reggere un giro così, in teoria. Ma purtroppo c'è questo effetto placebo. Attenzione qui perché sono agganciato ad Hamilton che dovrebbe rientrare ora. Intanto ho distaccato un po' Leclerc. Sono attaccatissimo, ragazzi, sono attaccatissimo ad Hamilton che rientra. Che rientra, ragazzi, che rientra. E mi cede. Il primo posto mi cede. Mamma mia, dai Hamilton, forza! Occhio perché Ricciardo non è entrato. Oddio, raga, Ricciardo c'è il dente avvelenato, Ricciardo, eh. Il mio compagno da McLaren, porca vacca, sta col dentino avvelenato, sta. Attenzione qua, perché adesso c'ho tutta la pista libera, signori. E devo fare un giro come se fossi praticamente in qualifica. Ho recuperato tanto su Ricciardo, signori. 1.7, 1.6, 1.7. Ok, restiamo con Giannis. Devo spingere tantissimo qua, ragazzi. Perché secondo me adesso Hamilton, anzi, non secondo me, Hamilton rientra nella mischia. Signori, è questa la strategia che voglio fare. Hamilton rientra nella mischia. E quindi rientrando nella mischia, lui perderà per forza qualcosina. Perché si ritroverà davanti il Latifi di turno che non si è fermato. E si fermerà al mio turno. E quindi perderà quei. Non lo so, quel secondo perderà. Che io invece andrò a recuperare adesso. E questa è la strategia, cavolo. Il genio di GM7, signori. Astuto e intelligente. Cheat. E fu così che rientrammo tipo ventesimi. Calmi. Ora tocca a me fermarmi. Ho recuperato molto, ragazzi. Cioè, molto no, però vabbè, sì, abbastanza su Ricciardo che continua ad avere il giro veloce. Perfetto. Rientriamo, ragazzi. Rientriamo. Boom. Sono rientrato. Vediamo un po' se la strategia ha funzionato. Rientra anche Ricciardo, poi a catena rientrano tutti. Hamilton è lì, un secondo e 9. Attenzione, un secondo e 8 da Latifi, credo, no? Non lo so, comunque pit stop molto molto buono. 2.8. Aggiusto un po' la pedaliera. E ci siamo! Rientriamo! Sono primo! Ha funzionato! Ha funzionato per davvero! Per davvero ha funzionato! No, non ci credo, ragazzi! Ha funzionato per davvero! Non ci posso credere, però attenzione perché c'ho Ricciardo dietro, addirittura Hamilton è primo dietro. Oh, bandiera gialla! Bandiera gialla, attenzione, bandiera gialla! Non è nel mio settore, oh no, è dietro di me! Porca vacca, ragazzi, sono pure scontrati! Raga, sono primo, ha funzionato veramente! Però adesso Hamilton e Leclerc. Intanto Perez mette di nuovo le gomme dure così a caso, vabbè. Comunque, Hamilton e Leclerc, buonanotte. Sì, Hamilton e Leclerc, anche Ricciardo. Hanno tutte le gomme, anzi no, Ricciardo no, hanno le gomme medie un po' più fresche delle mie. E quindi dovrebbero forse recuperarmi qualcosina in questo giro. Non lo so raga, non lo so, però se la vinco così ragazzi, l'ho vinta di strategia, L'ho vinta, no, concentrati, dai, testa, concentrati, cavolo, forse c'è l'aderenza che non va. Ok, forse è il cambio gomme che si fa sentire lì, perché di solito lì perdo aderenza, però le facevo bene prima con le gomme soft. Ok, rientriamo qua. Ok, buonissimo ragazzi, però siamo ancora a metà e sono 3 secondi da difendere con le unghie e con i denti. È ancora tosta. Voglio chiedere informazioni sul pilota dietro. Vediamo se hanno danneggiato la macchina. No, ragazzi, niente. Quindi, ok. Non mi hanno detto nulla. Mi hanno aggiornato. Gomme sulle gomme, eccetera. Sta accorciando, raga, Ricciardo. Sta accorciando. Mi hanno aggiornato sulle gomme. Però mi hanno detto che praticamente la macchina sta bene. Quindi, quella bandiera gialla. O che hanno danneggiato la macchina di Leclerc o di Hamilton. Non lo so, ragazzi, non lo so, perché stanno dietro Ricciardo. Ok, buona quest'uscita! 2.8! Che ansia, porca vacca, che ansia! Io sono sicuro che se loro mi danno, cioè se loro riescono a prendere il DRS su di me, raga, mi prendono sicuro, porca miseria, 3.4, però sto allungando, 3.5, 3.6! Mamma mia, ragazzi, GM7, che cosa sta facendo? Che gara! Che gara, signori! Adesso faccio fatica a commentare. Vi aggiorno, signori. Vi aggiorno, vado, mi metto il turbantello e vi aggiorno se ci sono novità. Magari giro dopo giro. Non commento perché ho già parlato tanto. Adesso ho bisogno di silenzio e di concentrazione. Sainz, giro veloce. Così, a caso. Olè, nella mischia, Sainz fa il giro veloce. Easy. Bandiera gialla! Qualcuno è volato! Hamilton! Non ci voglio credere. È volato Hamilton, ragazzi. È volato Hamilton. Oh, porca di quella vacca, ragazzi. È volato Hamilton. No, Hamilton dice addio al mondiale. Dice addio al suo mondiale così, Hamilton. Però è ancora dentro, È a settimo. Guardate là, l'hanno tipo sbattuto fuori. Sarà stato Leclerc di sicuro, ragazzi, che c'è dentro avvelenato contro di me. E se la prende con il mio compagno.
Di sicuro, raga, è stato Leclerc. Porca miseria. Ok, buone, buone queste curve, buone. Via così, 3-7, raga, 3-7 da Ricciardo. Porca vacca, non poteva volare Ricciardo. Che Ricciardo è quello che mi spaventa di più, perché la macchina è buggata. Poi gli altri, insomma. Ah, larga, male qui. Ho perso qualcosa, secondo me, Ho perso qualcosa, ragazzi, qui. Ho perso qualcosa, invece no, 4 secondi. No, 3-7, ho perso. 3-6, ho perso 4 decimi. Via, ci siamo, dai. Giro 12. No, Hamilton è fuori, raga. Si è ritirato Hamilton, no, Hamilton è fuori dalla sessione. Incredibile, ragazzi. Occhio, dai. Oh, concentrati. Ragazzi, Hamilton è fuori dalla sessione. Ma è colpa mia, ragazzi. È colpa mia. Perché Hamilton è rientrato al posto mio. Cioè, io cambiando la strategia, io ho preso il posto di Hamilton. Hamilton è andato dietro e quindi praticamente poi ha fatto l'incidente perché stava lottando con gli altri e l'hanno sbattuto fuori due volte e si è ritirato. Cioè, ragazzi, ecco qua, deve tirarsi dalla gara, davvero sfortunato. Sfortunato sì, ragazzi, però secondo me è scorretta questa cosa, Poi io ripeto, non ne capisco assolutamente niente. Però, cioè, io ho vinto questa gara, anzi, aspetta, non ce la gufiamo. Io sto vincendo questa gara semplicemente perché ho azzeccato la strategia ai box. Aggiornamenti, accorcia! Accorcia Leclerc, 2-2-2-1! Accorcia Leclerc, 2 secondi, 1-9, mi ha preso. Mi ha preso, ragazzi, Leclerc, che sta andando fortissimo, ha staccato anche Ricciardo. Sta andando fortissimo, ragazzi, Charles Leclerc. Vediamo se si porta a casa anche il giro veloce. Credo di no, ragazzi, il giro veloce ancora di Sainz. Mamma mia, penultimo giro. È davvero difficile correre con questa ansia, con questa pressione. Recuperiamo qualcosina nel secondo settore, 2-2. Però nel rettilineo mi recupera 3 decimi, ragazzi. Nel rettilineo mi recupera 3 decimi Leclerc. È incredibile. Poi c'è questa parte di pista che se io riesco a farla bene gestendo l'acceleratore, non accelerando al 100% ma accelerando al 70-80%, ecco, 100%, riesco a recuperare qualcosina. Guardate, no, 2-2, no, ho perso qualcosa, porca di quella miseria. No, 2-5, ragazzi, 2-5, 2-4, sì, recupero qualcosina, poi lo perdo subito qua. Ok, ma è tutto casuale, ragazzi, io sono imprevedibile, lo sapete. Ultimo giro, segno della croce, ultimo giro, signori, con le crack a 2-3. Basta un errore, signori. Richard III, Hamilton, che ci sta guardando, signori. È lì nel box, che piange perché ha detto praticamente addio al suo mondiale con questo ritiro. Piange, però tra una lacrima e l'altra è lì che prega. E prega per il suo amico, per il suo compagno di squadra, per GM7, che sta facendo una gara immensa. Una gara di strategia, una gara di potenza, una gara di cervello, una gara di tutto, signori. Occhio qui, fatto male, però recuperiamo qualcosina, 2-8, è meglio non guardare, 2-6, ci distraiamo, signori, se guardiamo, 2-6, forse Leclerc ha mollato, attenzione qui, perché l'ansia sale, signori, attenzione, la curva anomala, con l'acceleratore, al 70%, si fa così, in velocità, si taglia un pochettino, ma è minima, signori, è minima, 2-5, ci stiamo avvicinando, ragazzi, alla seconda vittoria in carriera. Alla seconda vittoria in carriera per GM7, che ha fatto una gara incredibile. Rientriamo qui, giro di qua. Attenzione, perché già sparano i fuochi d'artificio. Li sento, li vedo. Bandiera scacchi. GM7 vince il suo secondo gran premio. Mamma mia, che gara, porca vacca. E secondo me la difficoltà, signori, è quella giusta, perché noi questa gara l'abbiamo vinta non perché andavamo più veloci degli altri, ma perché abbiamo azzeccato la strategia. Ci siamo ritirati, anzi, siamo entrati nei box nel momento giusto. Ed è anche per questa scelta, però, signori, che purtroppo Hamilton ha dovuto abbandonare la gara. Ci voleva, signori. Eccolo lì, GM7, che deve bere, signori. Questa vittoria dedicata ad Hamilton, signori, che meritava di stare lì. Ovviamente con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma io sono sicuro al 100% che se avessimo lasciato la strategia predefinita, noi non saremmo saliti neanche sul podio, ma avremmo fatto un quarto posto o un quinto posto, come abbiamo sempre fatto. Leclerc, signori, mi fa il bagno.
con lo champagne. E va bene così, e va bene così, e va bene così. Complimenti, complimenti anche a Leclerc per la bellissima gara che ha fatto di gestione. Complimenti anche a Ricciardo, ragazzi, che con la macchina buggata riesce a correre quanto una Ferrari. 2 secondi a Leclerc, 3 secondi a Ricciardo, 10 secondi a Sainz, che è partito 12° ed è arrivato primo. Ah, Carlos Sainz forse ha avuto la penalità, Perez è partito 5° ed è arrivato 5°. Russell, grande rimonta, signori, si prende 6 punti molto molto importanti. Verstappen 8°. Ragazzi, Verstappen 8°. Perde tanto. Non so, ragazzi, perché l'hanno depotenziato, Verstappen, perché davvero da quando c'è stato questo aggiornamento, Ricciardo o comunque le McLaren in generale stanno correndo come le Red Bull, e le Red Bull le vedo in difficoltà, perché Perez è arrivato 5° e Verstappen è arrivato 8°, e non è la prima volta, ragazzi, che Verstappen e Perez fanno questi brutti risultati. Quindi io non so cosa cavolo abbiano combinato. Fatto sta che questa è la classifica finale. GM7 trionfa per la seconda volta in carriera. Aggiornamenti, signori! Allora, in tanti mi hanno detto qui sotto nei commenti di aggiornare i componenti. Io lo sto facendo, signori, io lo sto facendo, perché c'è questa cosa da fare che tutti i componenti non sono protetti. Io comunque li sto proteggendo, altrimenti poi praticamente nei commenti mi hanno detto che se non li proteggo poi non sono poi più adatti, diciamo, al prossimo campionato. Questa è una cosa molto 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 importante che devo fare e che sto facendo, anche se alla fine noi, signori, comunque non resteremo nella Mercedes, ma cambieremo scuderia. Intanto continuiamo ad avanzare, perché prendiamo altre risorse settimanali, quindi riusciamo forse a proteggere qualche altro pezzo. E attenzione, perché il prossimo Gran Premio sarà in Brasile e sarà il penultimo di questa stagione incredibile. Facciamo come sempre un mini recap per quanto riguarda la situazione della classifica, perché Hamilton purtroppo si è dovuto ritirare. E peccato, ragazzi, perché se Hamilton avesse vinto questo Gran Premio sarebbe praticamente andato a ridosso di Verstappen e gli avrebbe recuperato tutti i punti. Leclerc, dopo una bruttissima prestazione di Verstappen, riesce a staccarlo ancora di più, e quindi, ragazzi, Charles Leclerc è praticamente vicino al titolo, signori, al titolo, alla sua prima vittoria. Complimenti, complimenti a lui. E per quanto riguarda invece la classifica costruttore, signori, la Ferrari in testa, noi siamo saldamente al secondo posto con la Red Bull distaccata, perché avete visto che Perez e Verstappen stanno rallentando davvero tanto. Noi siamo lì a quota 161, Alonso ancora più distaccato, però raga, dopo questa vittoria, occhio, 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 perché potremmo recuperare Sergio Perez. Sarà un duello fino all'ultimo secondo, bisogna recuperare ancora qualche punticino, ci vorrebbe, secondo me, almeno 2 podi, ecco, 2 podi per riuscire a sperare poi in questo sorpasso importante. Per quanto riguarda invece i risultati stagionali, eccoli qui. Purtroppo c'è la webcam, ragazzi, in questo momento non riesco a spostare, però potete vedere che Verstappen sta facendo veramente male, 1° posto e 6° posto, e Perez, signori, 5°, 4°, più o meno, più o meno siamo lì. Noi con questo 1° posto abbiamo dato una bella scossa, signori, quindi Sergio Perez si deve guardare le spalle. Nel frattempo, signori, Ricciardo ha fatto 25 punti, segno appunto delle migliorie che sono state fatte alla McLaren, quindi complimenti a lui. Ma noi siamo lì e dobbiamo guardare in questo momento solo a Perez. Molto bene, ragazzi, molto bene. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto, porca vacca. Ci vediamo in Brasile per il penultimo Gran Premio con la Mercedes, e poi, signori, cambieremo scuderia e inizierà un nuovo anno dove l'obiettivo sarà il titolo, perché ce la possiamo fare, ragazzi, se noi continuiamo a mantenere questa linearità nei risultati. Guardate un po' le ultime gare: 5°, 1°, 4°, 5°, 5°, 4°, cioè se riusciamo a mantenere questo andamento anche per le prime 7 gare, che abbiamo completamente sbagliato perché eravamo all'inizio ed eravamo con la McLaren, secondo me possiamo ambire a fare 50 punti in più, 60 punti in più, anche se Leclerc ha 344, quindi mi sa che è tosta, ragazzi, è tosta. Bisogna fare sicuramente più win e più podi. Comunque, basta parlare, io vi saluto, vi ringrazio, qui da GM7 è tutto, bella!